Prima di continuare volevo anche salutare Fabio Bertini, ho visto che è il coordinatore locale della Lega e non ho salutato altri tre militanti che ho visto adesso, che Laura Simonetti, Marco Cialani e Paola Schiavoni che sono arrivati adesso, ho ringraziato tutti, quindi anche a voi va il ringraziamento. Cerchiamo di collegarci adesso con Antonello Aurigemma. Allora, stiamo provando il collegamento via Skype con l'onorevole Antonella Aurigemma, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Un attimo solo. Benissimo, allora in attesa del collegamento noi procediamo. Abbiamo come ospite il dottor Tiberti Gianfranco, ispettore superiore del Servizio Centrale Operativo, SCO, Polizia Criminale, successivamente in servizio presso la Direzione Centrale Servizi Antidroga, ha svolto attività di contrasto alla criminalità organizzata nel settore del traffico internazionale di droga e sequestri di persona. Attualmente maestro Zen e di arti marziali giapponesi presso il Tempio Zen di Farensabina, in località Quercetta, via Difesa 49, esperto di tecniche di autodifesa. Allora facciamo una domanda al dottore: quanto è importante l'autodifesa in caso di aggressioni e soprattutto per le donne? Grazie, buonasera a tutti. Una brevissima premessa: io sono originario di Roma e risiedevo lì quando svolgevo il mio lavoro, anche se il mio lavoro, dipendendo direttamente da una direzione del Ministero dell'Interno, si svolgeva su tutto il territorio nazionale. Ma da una decina d'anni vivo qui in Sabina e quindi mi considero ormai a tutti gli effetti un cittadino sabinese. E sono... Sì? Stai chiamando l'onorevole? Prego. Sì, 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 sì. Onorevole? C'è. Ciao Simone! Eccolo. Sentiamo, vai. Ci senti? Sì, sì. Okay. Allora. Mi sento, onorevole? Eccoci. Parliamo col microfono, ok. Buonasera Antonello, Rigemma, un applauso per l'onorevole Rigemma. Noi abbiamo ti passo il moderatore dell'evento. Sì. Benissimo, buonasera onorevole. Allora, buonasera. La domanda che vorrei farle è: come si approccia Fratelli d'Italia a livello regionale e nazionale alla tematica della sicurezza? La stanno ascoltando in sala, Grazie. Innanzitutto volevo scusarmi perché l'appuntamento fissato per oggi purtroppo ha avuto questo contrattempo che ha portato il gruppo regionale ad essere presente qui a Terracina con la presenza della Meloni per sostenere i nostri candidati. Il tema della sicurezza è un tema molto caro e molto importante a Fratelli d'Italia, non solo a livello nazionale e regionale, ma anche un nostro cavallo di battaglia per le elezioni amministrative nei vari comuni che vanno a scadenza il 20 e il 21 settembre. Il ruolo che svolgono i sindaci, gli amministratori, gli assessori dei comuni è un ruolo fondamentale perché loro sono le vere sentinelle sulle criticità e le preoccupazioni che purtroppo, ahimè, vengono attualmente costantemente sottovalutate a livello nazionale. Il sindaco e le amministrazioni comunali
devono essere il punto di riferimento e la forza per poter consentire poi ai vari gradi superiori, da quello nazionale e quello regionale, dal Ministero degli Interni alle forze dell'ordine, di poter intervenire diciamo in maniera diretta, ma soprattutto in maniera efficace. Un territorio come quello della provincia di Rieti, che è in prossimità del territorio della capitale, spesso, ahimè, viene considerato come una sorta di serbatoio per scaricare le varie criticità che vengono dalle grandi metropoli. Basta immaginare quello che è poi l'afflusso che viene mandato nelle piccole realtà, come quelle di Farsabina, nel portare le problematiche degli immigrati e dei vari spacchi che arrivano e che stanno arrivando in questo momento, è evidente sotto gli occhi di tutti, i vari spacchi arrivano nel sud del nostro paese e che poi vengono riportati e vengono spostati nei vari centri di accoglienza, e questo purtroppo diventa un problema per le varie realtà locali che vengono sommerse dall'afflusso di queste persone, con tutto quello che ne consegue, con problemi sociali, problemi sanitari, ma anche per questo, perché purtroppo questa gente che arriva senza un minimo spesso viene utilizzata come una sorta di manovalanza per la criminalità, per le sacche di delinquenza e per quello che ne succede. Quindi l'avamposto primario, il vero alert che ci arriva dai vari territori è dato dai tanti sindaci, dai tanti amministratori che affrontano questo problema. Questo Partito dei Fratelli d'Italia ha cercato sempre di affrontarlo in maniera diretta, dal blocco navale, da quelle che sono... confronto che devono essere fatte in conflitto con la popolazione, in conflitto con quello che è un momento particolare che sta attraversando il nostro paese, dalla crisi del Covid, dalla crisi che in questo momento va ad aggravarsi su una crisi economica già conclamata e che porta purtroppo ahimè, con la mancanza di lavoro, con la mancanza di attività che possono svolgere un ruolo di volano occupazionale, non fanno altro che continuare ad aggravare una situazione di crisi, e quindi ne consegue che diventa diciamo, un momento difficile che viene demandato poi alle amministrazioni comunali che non hanno i mezzi o le risorse per poterlo affrontare adeguatamente. Benissimo, allora non so se c'è un'altra domanda per l'onorevole o possiamo congedare. Va bene, onorevole, allora le faccio ascoltare l'applauso della sala. Grazie. Grazie, grazie. Allora, io volevo prima di salutarti fare un bocca al lupo innanzitutto alla nostra candidata sindaco Roberta Cuneo, ma soprattutto al nostro candidato Simone Fratini, che penso abbia ben lavorato per l'amministrazione di Farasabina. È un punto di riferimento non solo per gli abitanti di Farasabina, non solo per gli abitanti della provincia di Rieti, ma è anche un vero punto di riferimento per il partito a livello regionale. È una persona con la quale spesso la nostra goccia cinese, perché chiama costantemente la regione per cercare di trovare i finanziamenti adeguati, per cercare di trovare le risposte giuste ai tanti problemi che spesso attanagliano il territorio, e penso che possa essere preso da esempio per tanti amministratori dei tanti comuni della nostra beneamata Italia, per lo spirito e la passione che ogni volta ammette, non solo nella sua campagna elettorale, che diciamo è il momento finale di un lavoro che viene svolto, ma è un vero e proprio punto di riferimento per come si debba fare politica sul territorio. Quindi io voglio fare un in bocca al lupo al sindaco, al nostro candidato Simone, ma soprattutto un in bocca al lupo a tutti gli abitanti di Farasabina, perché penso che con Simone all'amministrazione, alla guida, al controllo, insomma, sarà sicuramente un valido supporto al sindaco di una dei comuni più importanti della provincia di Rieti. Quindi in bocca al lupo Simone, in bocca al lupo sindaco e in bocca al lupo a tutti quanti voi.
Grazie onorevole, grazie. Grazie, a presto, arrivederci. Diamo di nuovo la parola al dottor Tiberti. Grazie. Dunque, ho parlato prima del mio passato, quindi è giusto che parli del mio presente. Io sono un maestro di arti marziali giapponesi, le pratico da più di 50 anni, quindi diciamo che il mio livello è un livello internazionale. Ho studiato in Giappone, dove ho soggiornato per lunghi periodi, non soltanto per lo studio delle arti marziali, ma anche per lo studio della meditazione zen. Torno alla domanda che mi era stata fatta: in che maniera può essere utile la difesa personale per le donne in particolare, o magari gli individui più deboli? Naturalmente l'obiettivo primario è che le strutture organizzative dello Stato funzionino in termini di prevenzione rispetto al crimine, e quindi che il cittadino non si debba trovare nella condizione di doversi difendere. Ma qualora questo possa malauguratamente avvenire, anche il nostro ordinamento giuridico prevede la possibilità della legittima difesa, no? Che ha una sua moralità, cioè è giusto difendere l'integrità della nostra salute, sia fisica che mentale. Questo è uno degli scopi che le arti marziali rendono possibili, perché l'arte marziale si fonda su una tradizione molto antica, una tradizione millenaria, che conosce l'utilizzo di tecniche, di possibilità e di capacità che possono consentire, naturalmente dopo un addestramento che abbia una sua continuità e una sua serietà, anche a una persona potenzialmente più debole dell'aggressore di difendersi in maniera egregia, significativa. Un altro aspetto della difesa personale è quella che noi interveniamo in profondità sulla struttura emotiva e psicologica della nostra stessa personalità. Nella maggior parte dei casi chi subisce un'aggressione rimane paralizzato dalla paura, a meno che non abbia un addestramento particolare, e questo fatto lo espone ancora di più al rischio. Quindi il primo punto è non sapere come reagire, non sapere cosa fare. Il secondo, quando anche io sappia come reagire, se in quel momento non sono assistito dalla lucidità e dalla capacità reattiva, finirò per non fare nulla comunque. Quindi lo scopo dell'addestramento in un'arte marziale è quello di raggiungere la capacità, in condizioni improvvise, inattese, di pericolo, di adeguare una reazione che sia proporzionata e che ci consenta di ottenere il migliore risultato. Un ulteriore aspetto è rappresentato dalla parte educativa, e questo vale soprattutto, ho sentito parlare del problema del bullismo. Io ho avuto occasione, sono più di 40 anni che insegno, di insegnare quando vivevo a Roma in zone di periferia estremamente disagiate, e ho insegnato anche ai bambini, e ho visto dei cambiamenti davvero importanti e significativi in questi bambini, che poi mi venivano testimoniati dai genitori, ai quali i genitori venivano testimoniati dagli insegnanti scolastici. Quindi, per esempio, in Giappone le arti marziali tradizionali come il kendo, la via della spada e il judo vengono insegnate obbligatoriamente nelle scuole, come non con una finalità competitiva o agonistica, ma proprio come una finalità educativa, perché uno dei componenti, delle componenti fondamentali è imparare il corretto comportamento all'interno della struttura dove ci si allena, il rispetto per i più anziani, il rispetto per il maestro e soprattutto l'autocontrollo e la gestione della propria aggressività. Io insegno ormai anche qui in zona, quindi io il posto dove insegno si trova in via Difesa, al 49 di via Difesa, e sono felice di essere diventato sabbiense, perché a parte ogni altra valutazione è una terra stupenda, è una terra meravigliosa a cui io mi sento di augurare la piena prospettiva di sviluppo che gli compete e che senz'altro merita, e sono certo che la parte politica
che qui è rappresentata così degnamente, qualora, come mi auguro, avrà successo, riuscirà sicuramente nel garantire questo risultato. Vi ringrazio. Per fare polemica, ma c'è l'acqua lì? L'acqua? Abbiamo toccato un punto dolente, perché praticamente prima di Ferragosto l'acqua è mancata per 2 giorni e il terzo giorno era proprio Ferragosto, quindi noi abbiamo fatto Ferragosto senza acqua, ma non credo di essere stato l'unico, penso che questa fortuna sia stata condivisa con molti altri concittadini. Bene. Grazie. Grazie a lei, grazie veramente. Allora, adesso passiamo al padrone di casa, Fradini Simone, candidato consigliere e coordinatore locale Fratelli d'Italia. Allora, tu che hai vissuto le 2 consigliature precedenti, ci puoi dire cosa è stato fatto per la sicurezza nel nostro territorio? Allora, io colgo l'occasione per ringraziare tutte le forze di polizia, di carabinieri, anche la polizia stradale, con la quale ho avuto modo di parlare qualche giorno fa, e si lamentavano proprio il fatto che prima potevano anche girare, no, nelle nostre zone, adesso sono relegate esclusivamente sulla via Salaria, quindi anche questo controllo purtroppo è un controllo che ci è venuto a mancare e speriamo che venga ripristinato presto, questo l'ho saputo qualche giorno fa. Quindi loro e anche la polizia locale ha fatto un enorme lavoro, la polizia municipale, anche del sotto organico, ha fatto un lavoro importante. Le iniziative del comune sono state soprattutto sulle videocamere, le fototrappole. C'era un nostro assessore, ex assessore, che adesso è diventato un candidato sindaco senza fare nomi, che ci ha basato buona parte della sua campagna elettorale su questo. Noi eravamo contenti, no? Che facevano, parlava, mettevamo videosorveglianza, fototrappole, però io non so voi, non ho mai saputo di una persona che è stata presa da queste fotocamere o fototrappole. Non so se le cose sono due, o siamo in un mondo di santi, ma purtroppo qualcosa è successo qui, anche con discariche abusive che sono state fatte qui da noi, sono state trovate. Non so per quale motivo, ma noi non siamo mai riusciti a trovare o a beccare una volta una persona con queste fototrappole o queste fototrappole, non dico bene. Questi sono dati che ha la forza di polizia, credo. Ma però che la nostra conoscenza no. Probabilmente vabbè, non erano posizionate bene. Io posso testimoniare che quando, come polizia provinciale, per esempio, quando abbiamo preso più persone anche a livello di discariche abusive, per esempio sulla Farenza era stata fatta una discarica che poi abbiamo subito messo a posto, messo chiuso. E da lì siamo riusciti anche a risalire ai responsabili, che sono stati puniti anche con multe abbastanza forti. Almeno quello è stato un piccolo ristoro, no? Per quello che per il danno che ci è stato creato. Quindi ecco, io mi auguro adesso che anche l'investimento fatto sulle fotocamere, fototrappole inizi a funzionare. E niente, questo più o meno è quello che è successo in questi anni. Io sono convinto che con la nuova amministrazione, che sicuramente sarà guidata da Roberta Cuneo, verrà approfondito anche il discorso della sicurezza, e nel nostro, chiaramente non possiamo fare miracoli, ma nelle nostre possibilità svilupperemo ancora di più il controllo e cercheremo di fare in modo che soprattutto, come diceva Eleonora, la parte di Passo Porese, che comunque è aperta, essendo la porta della provincia di Roma, avendo collegamenti importanti sia ferroviari che anche stradali, perché stando proprio avendo la Salaria, l'autostrada, la Tiberina e varie vie consolari comunque che lo rendono facilmente raggiungibile, possa essere filtrata e possa essere in qualche modo anche esserci un controllo maggiore, in modo che già da lì non possano entrare persone con cattive intenzioni. Grazie per la domanda, Spartero. Ti ritorno.